Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, si torna alla normalità, fai togliere foglie e fogliacci di lavoro. Qui c'è un casino che la metà basta, ragazzi. Non lo fate il fotografo per cerimonia, che è un mestiere bastardo, specialmente adesso, non lo fate. Non vi nascondo che pur ricevendo l'apprezzamento dei clienti, la maggior parte delle volte, pur ricevendo l'apprezzamento dei clienti, non vi nascondo che gradirei per la vecchiaia occuparmi più di parte giornalistica, avendo conseguito il patentino e già praticando praticamente il mestiere. Comunque, a proposito di giornalistica, oggi si parla di Serie B, oggi parliamo di Serie B, e con una grossa novità. Beppe Iachini, nuovo allenatore del Bari. Voi conoscete il mio pensiero su quello che è stata la stagione del Bari, che comincio parlando del Bari, questa volta ne parlo sempre, anche per vicinanza geografica e per simpatia, perché da queste parti si tifa anche Bari. Che ne dica qualcuno, tifa la squadra della tua città, io tifo la mia terra. Perché qualcuno devi tifare la squadra della tua città, vorrebbe dire tifa la tua capitale. No, non sei la mia capitale. Con tutto il bene che voglio, avendoci anche parenti nella presunta capitale. Quindi, parliamo di Serie B. Con Iachini, che è il nuovo allenatore del Bari. Voi conoscete il mio pensiero, su quello che è successo in questa stagione del Bari. Purtroppo sono stato buon profeta ancora una volta nel dirvi l'anno scorso, a fine stagione, guardate che ora i baresi vogliono la Serie A. Ora non si accontentano più, si possono accontentare il primo anno che non se l'aspettano di giocarsi la Serie A fino all'ultimo secondo. Ma una volta che è andata così, l'anno prossimo i baresi vogliono migliorare. Purtroppo sono stati fatti degli errori. Gli addii a fine stagione, quelli sono fisiologici purtroppo, perché è chiaro che Khedira, Folo Ruscio, vista la stagione dell'anno scorso, ambivano a fare il salto di qualità, e se non l'hanno fatto con il Bari lo hanno fatto con altre squadre, Khedira, Frosinone, e Folo Ruscio a Verona, con più che alterne fortune, ma alterne con netta prevalenza dalla parte negativa, perché fra chi non è titolare, chi è incappato in una stagione balorda in Serie A, quindi per fattori extracampo, quindi sappiamo benissimo come sono andate le cose. Io non avrei mandato via Mignani, personalmente. Ne ho parlato anche in questi giorni con un collega barese, collega fotografo barese, che mi ha detto un po' come stanno le cose, che a Bari comunque lamentano il fatto che De Laurentiis abbia speso, ma non più di tanto. Ragazzi, sul discorso societario, cioè, ma non vi siete spaventati? Io adesso uso l'intercalare barese, barletta, ma non vi siete spaventati ancora di Matarrese? No, no. Di quando ne avete detto a Matarrese, non vi siete ancora spaventati? Volete rifarvi la Serie D di nuovo? Non ve l'auguro, ci mancherebbe altro. Comunque, io non avrei mandato via Mignani, perché se tu hai un progetto devi dargli continuità, soprattutto se questo progetto ha dato buoni risultati in 2 anni, con una promozione praticamente a marzo in Serie B e una Serie A sfiorata all'ultimo secondo. Allora, tu, è un delitto di Dio mandare via quell'allenatore per qualche pareggio in più. La Serie B è pazza, lo abbiamo visto. Però la scelta di Marino è stata una scelta infelice. Marino è un grosso allenatore di categoria, anche se ultimamente era un po' uscito dal giro. Marino ha fatto grandi cose ad Arezzo, a Catania, a Udine. No, non me la sento di buttare la croce addosso a Marino. È stata la scelta sbagliata nel momento sbagliato. Perché quando tu sei abituato a un allenatore di una certa generazione, con una certa filosofia, non vai a prendere il santone in una squadra che è già disorientata, non vai a prendere il santone in una squadra che è già abituata praticamente a dialogare con un loro fratello maggiore, non li vai a prendere il papà,
una figura paterna, gli mantieni. Ma Viri sull'allenatore emergente, si sono fatti i nomi di Longo, Cannavaro. Cannavaro per la verità è più un nome che altro. Longo aveva già allenato il Como, quindi non è possibile. Iachini è la scelta giusta, perché è una via di mezzo fra Mignani e Marino. Solo che Iachini è un ottimo, è un allenatore di categoria, è un allenatore che, ve la dico subito, fosse arrivato al posto di Marino dopo Mignani, il Bari in questo momento era in lotta per la Serie A. Perché io sono non fiducioso, io sono sicuro che Iachini tirerà fuori il sangue dalle rape e il Bari approverà i playoff. Io ne sono sicuro, avendo scelto Iachini in panchina, perché Iachini è uno che conosce la categoria, è uno pane al pane, vino al vino, è uno che in carriera è stato mediano, ha marcato Maradona. È uno che sa come lottare, sa come ci si tira fuori da determinati contesti. Poi, ogni situazione è diversa dall'altra, però, visto il curriculum di questo allenatore qua, io penso sia stata fatta la scelta giusta. Poi, Dio vede e provvede, poi può anche capitare a stagione balorda. Per esempio, il Bari, ricordo il Bari, quando aveva il papà di Materazzi allenatore, Beppe Materazzi, fa una stagione. No, Materazzi arriva a sostituire Lazzaroni. Ricordate Lazzaroni, amici baristi, Sebastiano Lazzaroni in Serie B. Un'annata fallimentare, fu licenziato, arriva Materazzi, conclude una metà classifica, però Materazzi l'anno dopo va in Serie A e l'anno dopo ancora fa un'ottima stagione in Serie A. Poi, se aveva un difetto Matarrese, era quello di fare il passo più lungo della gamba. Nella stagione 96 prende Kenneth Anderson, punta dritto la Coppa UEFA per la seconda volta nella sua storia di presidente, per la seconda volta finisce in Serie B, tant'è che Materazzi viene sostituito da Eugenio Fascetti, che resterà da svariati anni al Bari. Comunque, sono curioso di vedere cosa farà Iachini. Io dico che sia stata fatta la scelta giusta. I playoff distano 3-4 punti, non di più. Io penso che una classifica ampiamente rimediabile dal Bari, che comunque ha dei valori. Poi Iachini è uno che, per esempio, prendete uno come Menez, è uno che quei giocatori li fa trottare. Quindi io vedo positivo, almeno in zona playoff. Per la Serie A penso sia troppo tardi. E a proposito di Serie A, ulteriore scatto del Parma che supera il Venezia. In uno scontro diretto praticamente. Il Parma aveva bozzato la fuga, adesso ci penserò 3 volte prima di parlare di fuga, perché quando ho parlato di fuga il Parma ne ha presi 3 a Modena. Adesso battendo il Venezia, diciamo, tra l'altro all'ultimo respiro, al 100° minuto, ha dimostrato il Parma di volerla fortemente questa Serie A, quindi non penso sprechi il vantaggio accumulato, perché Pecchia è un altro allenatore che sta crescendo, un altro allenatore di categoria che non può che far bene a questa squadra. Sul Venezia che vi devo dire, il Venezia è una squadra matta. Il Venezia è una squadra matta. Ha questo finlandese che segna ripetizione, poi Ampalo. Tra l'altro fece gol anche all'europeo. In quella drammatica partita dell'infarto di Eriksen, se non sbaglio, vinse la Finlandia 1-0 in Danimarca. E poi Ampalo sta facendo grandi cose, è l'uomo in più di questa squadra. Tra l'altro, non si è ancora visto il miglior Gyökeres, altro giocatore che in Serie B fa la differenza. Però, essendo una squadra matta il Venezia, che ora vince, ora ti fa da squa, ora perde, non so, di fronte a due squadre che hanno fatto della regolarità il loro benchmark, diciamo, che sono Cremonese e Como, non so, se ce la fa, se ha grosse speranze di centrare la promozione diretta. Prendete la Cremonese, che al momento per me è la favorita
al momento per me è la favorita, cioè la seconda promozione diretta, perché vedete gli 1-0, gli 1-0, gli 1-0 a Lecco, 1-0 con lo Spezia. Sì, sono squadre che sono in zona di retrocessione, ma quello è sinonimo di una squadra che sa quello che fa, una squadra che prende pochi gol, che fa l'essenziale. Queste squadre in genere finiscono dritte in Serie A. Poi, naturalmente, domenica mi smentiscono perché la Serie B è così. Però guardate, nell'ultimo periodo la Cremonese è quella che ha avuto nettamente più continuità di tutte, e in Serie B la continuità è tutto, se vuoi salire in Serie A. Il Como, ma è chiaro che i playoff li c'entra. Però guardate, anche in ottica playoff non credo molto nel Como. Sapete perché? Perché è una squadra sparagnina come la Cremonese, cioè regolare come la Cremonese, però la Cremonese è più forte, la Cremonese è più completa, è più forte. Il Como dà sempre l'impressione di essere sempre in costruzione. Ragazzi, Cutrone, Cerri, Verdi, sono tanta roba in Serie B. Io penso comunque per il Como, che ha una società importante e ha un allenatore, Cesc Fabregas, che è scuola Guardiola, anche se non ha avuto molta fortuna con Guardiola, è comunque quella scuola catalana che vuole impartire una certa tipologia di calcio. Al momento c'è questo Roberts, che è un po' il suo tutore, che... Come dire, come quando un comune non approva il bilancio e procede in dodicesimi, diciamo che improvvisa molto e, avendo giocatori forti, porta a casa le partite. Però ribadisco, la Cremonese ha più continuità. Sui playoff, non lo so, sulla partita singola, il Como non ce lo vedo proprio bello stabile. È una squadra soggetta a sorprese in negativo, secondo me, in zona playoff. Poi risale il Palermo, tre schiaffoni al Bari. Il Palermo è chiaro che se la può giocare. Il Palermo a questo punto, nel finale di campionato, ragazzi, non so, se la può giocare per la promozione diretta, ma in zona playoff diventa la favorita a tutti gli effetti. Poi, ancora una volta, io dico che i playoff bisogna sempre prenderli con le molle, anche se Palermo ha un organico molto molto forte. Gli stanno ultimamente mancando gli attaccanti, ragazzi, che gol Ranocchia, il centrocampista ex Juve Ranocchia. Ultimamente gli stanno un po' mancando i gol degli attaccanti al Palermo. Ora segna Segre, ora segna Ranocchia. Stanno mancando i gol di Mariano, stanno mancando i gol di Brunori, anche lo stesso di Francesco. Sì e no, sì e no. La squadra ce l'hanno, però o c'entrano direttamente la promozione, o comunque sono la squadra favorita nei playoff, però i playoff è sempre una partita balorda. Per esempio, facciamo l'esempio di Palermo-Bari. Guardate che il Bari con Marino è una cosa, dico il Bari per dire qualunque squadra di Serie B, con Iachini è un'altra. Perché Iachini ti imbriglia, Iachini viene a fare la guerra in tutti i sensi. Boh, non lo so. Certo che la Serie B è stupenda anche quest'anno. Questo è. Il Catanzaro sembra perdere colpi. E mi dispiace, ma ho come l'impressione che Vivarini si sia un po' montato la testa. Non lo so. Stanno mancando i gol degli attaccanti. Oddio, Iemmello ha fatto gol dopo una vita. Iemmello, fino adesso c'era Biasci che tirava la carretta, Sunas. Boh, però troppi punti persi a cazzo il Catanzaro. Anche a Spezia. Spezia è una squadra che punta alla promozione e deve vincere. È vero che lo Spezia ha fatto mercato. È adesso una squadra ben più difficile da affrontare, che partita con propositi di almeno playoff, adesso rischia di fare la fine del Benevento, della Spal.
Però dai, col Brescia non puoi perdere in casa, non puoi perdere con la Feralpi 3-0, anche se la Feralpi più sta più mi ricorda il Barletta. E ora introduciamo l'argomento, il Barletta che fu. Ora ditemi voi, una squadra che resta in 9 nel primo tempo e pareggia in trasferta, come fai a darla per spacciata? Questi stanno tirando fuori una cazzimma senza precedenti, stanno tirando fuori una solidità veramente inaspettata. E qua squadre ben più blasonate con questi qua rischiano, tipo Ternana, Ascoli. L'Ascoli è una sconfitta sanguinosissima quella sul Tirol in casa. Non ho visto i gol, non ho visto la partita, ma questa è una sconfitta sanguinosissima. E Castori rischia seriamente di retrocedere con una grande piazza per il secondo anno di fila dopo Perugia. Castori. Boh. Con Quadrario, con questa Feralpi che ti fa risultato praticamente con chiunque. Ora la Feralpi è passata da squadra che pigliava schiaffoni da chiunque a squadra che può battere chiunque. Guardate che un ipotetico Feralpi Parma, mica sono sicuro che il Parma la vince. Perché questi hanno tirato fuori una cazzimma che veramente non credevo. Bravi loro a crederci, bravi loro. Il Lecco invece, del presidente quasi mio conterraneo, è in flessione. Ma anche qui, guarda, a differenza della zona playoff, io penso che la zona playout, retrocessione, sia oramai circoscritta a quelle 4, 5, 6 squadre, dal Sud Tirolo in giù. Anche se la vittoria la su Tirolo ad Ascoli ha praticamente. Boh, sapete chi deve stare attenta? Chi rischia se fa qualche altro passo falso? La Sampdoria. A questo punto, niente, la Sampdoria. Guardate, ora vince a Cittadella, ora pareggia in casa col Modena. Ma questa era Pirlo anche alla Juventus, eh. Questa era Pirlo anche alla Juventus. Non sa dare continuità di rendimento, perché? Perché quando hai una squadra per vincere in mano, perché la Sampdoria deve vincere, perché guardate i sampdoriani dopo il rischio che hanno corso, possono aspettare quest'anno, ma il prossimo anno se resta Pirlo, se inizia come quest'anno, due partite ed è fuori. I sampdoriani ti aspettano quest'anno, il prossimo anno no, il prossimo anno vogliono la squadra i sampdoriani, che possono capire quest'anno che vieni dal rischio fallimento. Ti fai comunque la Serie B dove comunque eri retrocesso dalla Serie A con 2 punti di penalizzazione rispetto alle aspettative, ti è andata di lusso, ti è andata. E però qui c'è da lavorare, da recuperare qualche infortunato, da sistemare quella difesa che francamente, boh, nonostante il nostro Facundo Gonzalez, ma anche il Pisa deve aprire gli occhi, anche il Pisa è un'altra che deve aprire gli occhi. Perché mentre il Bari ha proceduto a mettere un allenatore d'esperienza, a Pisa, che hanno ancora D'Angelo, non sanno di che morte morire. Pisa che 2 anni fa si giocava una finale playoff. Pisa, poi si è perso. Boh. Io non capisco, ma la stessa cosa a Pisa, non riescono a trovare più un proprietario come Anconetani, anche se li portò al fallimento, dopo anni di Serie A, Serie B, Serie A, Serie B li portò al fallimento. Ma un presidente come Anconetani non c'è più stato a Pisa, eh. Per esempio, io ricordo l'anno in cui avevano Cerci e l'altro che non ricordo. È un altro attaccante che non ricordo. Fanno i playoff. Mi sa che arrivano in finale playoff anche quell'anno lì, che era l'anno di Conte in cui arriva Conte al Bari. E poi l'anno dopo finiscono con retrocedere addirittura. Boh, io alta realtà indecifrabile questo Pisa. Comunque,
Comunque, diciamo che una fisionomia, il campionato la sta assumendo, una certa fisionomia, con una in fuga, due o tre che si gioca il secondo posto, anzi tre o quattro, perché il Palermo oramai ce lo deve includere, un paio di outsider e una squadra che punta a risalire, che è il Bari. In basso è un bel marasma. Bel marasma, perché Feralpi, Lecco, Spezia, Ascoli, Ternana. È un po' più su Tirol e Pisa. Insomma, poi a differenza, anche in zona salvezza, non c'è una squadra che sembra condannata. Qui si lotta tutti, magari la media salvezza sarà più bassa, però sarà una grande lotta fino alla fine anche quest'anno. Niente, la Serie B è stupenda, ragazzi. Iscrivetevi al canale, io vado a fare pappa. Ciao.